Buongiorno e buon inizio di weekend a tutti. Ecco le previsioni per sabato 23 luglio, che vedranno ancora attivi campi di bassa pressione sui mari italiani collegati alle vaste depressioni sul centro-nord Europa. Quindi tempo instabile al nord, con nuovi temporali anche di forte intensità e variabilità al centro-sud, dove peggiorerà nella notte. Ecco la grafica che ci mostra la diffusa nuvolosità su tutto il nord, con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sulla Valpadana centro-orientale, sulle Venezie, poi verso l'Appennino Ligure Emiliano. Ancora giornata di attesa al centro-sud, dove la nuvolosità diverrà variabile in giornata, con addensamenti più intensi sulle Marche e lungo l'Appennino. Quindi qualche rovescio sulle Marche, specie centro-settentrionali, soprattutto nelle ore serali e poi durante la notte. Ancora fenomeni solo rari al centro-sud, con qualche fenomeno più probabile quindi sulle zone appenniniche. Sulle due isole maggiori, abbastanza soleggiato, come sulle coste del Basso Tirreno, ma anche sulle coste toscane. I venti tenderanno a rinforzare di nuovo da maestrale intorno alla Sardegna e da nord sull'Alto Adriatico, soprattutto in serata. Temperature minime della notte che non subiranno variazioni di rilievo, restando abbastanza miti sui settori di costa e dal sud, per lo più comprese tra 17 e 21 gradi. Le massime, in nuova diminuzione al nord, torneranno a scendere sotto i 25 gradi su molti settori, ancora localmente superiori solo sulla bassa Valpadana. Abbastanza caldo al centro-sud, con 27-30 gradi e locali picchi di oltre 33 sulla Puglia e sui settori ionici. Buon prosieguo di giornata, un saluto a voi.